A Belle Forchette Rovere Ruspanti, siamo precisamente al centro di Milano. Ma precisi, precisi? Dietro al Duomo. Oggi con Tommy andiamo a vedere un posto storico qua a Milano, che è Panzerotti Luguini. Regà, da chi senti, senti, è il nostro nominato, ma proprio di più. Tu conoscevi Panzerotti Luguini? No. Banco io. Allora lo sai che famo? Entriamo a Viana Seconda, devi fare quello che faccio io oggi. Invece di sbattere la padella... Devo mangiare. No, allarga la bretella, andiamo, che come va? Andiamo da Panzerotti Luguini, là, te, guarda la gente. Oh, da Panzerotti Luguini, oggi famo gli suguini. Lo sai, sì, speriamo la mangiare, vediamo che belle porzioni che danno. Si ci fanno magna forte, perché siamo eleganti sciatti, o si ci fanno magna poco, perché non rientriamo nel Fashion Milano Store Night by Night. Sempre sobri siamo. Ah, parecchio sobri, capirai. Fa 3 kg. Stiamo aspettando, ragazzi, perché comunque è un posto che c'è sempre tanta gente. Quindi noi stiamo in fila e non famo i romani, che dopo ci dicono, sono arrivati i romani scavalle, no? No, facciamo la fila. Belle forchettine ruvide ruspanti, missione compiuta. Ce l'hai te, sì? Ciao, okay. Sì, però. Ve voglio far vedere subito una cosa, raga, prima da continuare, guarda il disegno del Duomo, il panificio, perché Panzerotti Luguini, abbiamo scoperto da qui che è anche un panificio, si presume che è tutto fatto là, speriamo. Ma la cosa bella, figa e molto carina, a nome dell'amministrazione comunale ho il piacere di conferirle l'Ambrogino, quale segno di vivo apprezzamento, amicizia e simpatia di Milano e dei milanesi, con tanto di firma del sindaco. Noi ringraziamo il sindaco, ci piace questa bella iniziativa, queste belle cose sono carine, non si vedono mai. Boh, vi facciamo vedere, ragazzi, quanto abbiamo pagato questi due panzerotti. La modica cifra di 5,60€, 2,80€ l'uno. Leggerete 8,70€, perché non siamo solo in due a mangiare, anche il camera mangia. Mo, raga, prezzo ci sta, peso ci sta. Tommy, tocca vedere quanto è grosso. E il profumo è buono. C'è un profumo buono, proprio da brascia, proprio, te pia così, te pia. La capoccia la pia così. Ole! Ve posso dire, ragazzi, che è fatto veramente, veramente bene. Si vede che è proprio artigianale, proprio fatto là. Quindi non è una cosa che viene riempita e farcita. Lo fanno loro, ragazzi, anche perché, eccolo, vedi i buchini, sembra tipo un raviolone. Magari il panzerotto quello con la carne pugliese sarà un po' più grande, sicuramente sarà un po' più grande, però noi in questo caso non vogliamo vedere la grandezza, ma vogliamo assaggiare la qualità. Ve lo apro come se stessi aprendo ostrica a mezzo al mare. Vediamo se troviamo la perla. Guarda che ostrica, tiè. Allora, mozzarella è giusta, il pomodoro, mo vediamo, mi sembra un po' poco, però magari dopo sai che c'è, magari con l'acqua che sprigiona la mozzarella ci ustioneremo alla grande, quindi magari è ridotta la quantità del pomodoro. Noi facciamo questo. Guarda, raga, come si apre, cioè, io vi posso dire una cosa, raga, mo vedete, le camere, magari non riuscite a capire, ma la forza che io sto mettendo per aprire questo coso è proprio la minima. E questo è l'effetto della bontà del panzerotto. Guarda che filo, regà, cioè questa è una cosa da paura. Io quando so così le cose le amo. Mi ricorda la mia bella Roma col supplì al telefono, questi che fanno i panzerotti al telefono. Guarda che linea, sì. Da qua a Bombeco 5 minuti arrivi. Ma forse le chiacchiere o sto a fare i freddati? E bagna, io sto a fare se no mi ustiono, questa è una tattica. Ma è assaggiata, no? Buono, vero, buono, buono, buono. Ah, raga, sto coso non è che merita di più. Chi ce famo passare sotto? Non esagerare. Basta, oh. Questi sono baci d'amore. Vedi come andiamo noi, come andiamo bene. Ci ho fatto una rete ben peschereccio. Come vengono impallaccate tutti. Lo sa perché lui si è salvato, perché c'è stato due passi di distanza. Madonna, senti un po', tu te lo sei proprio mannato giù, perché ti è piaciuto parecchio, eh? È uno dei panzerotti più buoni che abbia mai mangiato. Buono veramente. Io ti posso dire che a livello di fritto è ottimo. La mozzarella è di una grande qualità, perché, regà, non è che ve lo dico io, ve lo dice il prodotto, un po' che so parla da solo.
una salsa che è devastante, non è acida, no, è molto dolce, con la mozzarella si sposa veramente bene, c'ha un fritto che è un olio, no, pulito, qualcosa di più, pulitissimo, è ragazzi, veramente pulito come olio, l'impasto rimane molto soffice ma ben croccante, veramente è uno dei più buoni che abbia mai mangiato. In poche parole ragazzi, noi vi stiamo dicendo che il prodotto è ottimo e se è storico ci sarà un motivo, perché c'era tanta fila e poi ragazzi i prodotti, la qualità, la frittura è da paura, non c'è troppa mozzarella a stomacao, troppa salsa che funziona, quantità giusta per un impasto soffice e scende giù come un bicchieretto d'acqua. Ma abbiamo fatto lo scontrino, bello stampato, 2,80 euro. Secondo voi è troppo o è poco? Oppure è giusto? Io vi dico che è giusto, secondo me è perfetto il rapporto qualità-prezzo. Voi scrivetelo sotto nei commenti. Secondo me a 3,50 non si sarebbe sbagliato. Nessuno qualità avrebbe storta la bocca come si dice a Roma. E quanto è buona la qualità a 3,50 e pure la grandezza, era perfetto. Regà, noi intanto se camminiamo perché Milan, le Gran Milan è tanto da vedere. E noi andiamo a spizzi qualche posto gagliardo dove potremmo aggradarci le trippe. Perché noi andiamo d'accordo? Perché ci connettiamo con le trippe. Andiamo, dammi al fuoco. Andiamo va. Entrammo là, Via Radio Conca, trovate uno schiaffo a questo. Via Radio Conca. Dai, siamo da uno strappo, la signora, buongiorno. Prego signora. Siamo da uno strappo, come va?